Secondo punto all'ordine del giorno, esame degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale e delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi, con valide degli eletti e a seguire il giuramento del sindaco. Passo. Sì. Allora, spieghiamo brevemente questo adempimento che rappresenta la prima, il primo atto, diciamo così, di insediamento per il consiglio comunale, comunque sia. Previsto dal testo unico, l'articolo 41, che il Consiglio Comunale, prima di deliberare su ogni e qualsiasi altro argomento, deve esaminare la condizione degli eletti alla carica di sindaco e consigliere comunale. Quindi, a seguito delle elezioni, a seguito della proclamazione degli eletti avvenuta con il verbale del presidente dell'adunanza delle sezioni, del presidente delle sezioni, siamo qui praticamente a dover esaminare la condizione. Le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità sono previste dalla legge proprio perché il fatto di dover ricoprire uffici pubblici e cariche elettive, che è previsto comunque dalla Costituzione, dall'articolo 51, fa sì praticamente che questa possibilità, questo diritto riconosciuto dalla Costituzione a tutti i cittadini di ricoprire cariche pubbliche, deve essere fatto comunque sia secondo i requisiti fatti dalla legge. La legge, quindi, l'articolo 60-63 del Costituzione di Lettura prevede distintamente due ipotesi, l'ipotesi dell'incompatibilità e quella di ineleggibilità. L'ineleggibilità praticamente incide sulla fase praticamente precedente alle elezioni, quindi potenzialmente crea la situazione di inquinamento, diciamo, della campagna elettorale. Per questo praticamente l'ineleggibilità è una condizione per il più grave, che può portare proprio alla nullità dell'elezione. L'incompatibilità invece è una situazione che viene a verificarsi una volta che praticamente il soggetto candidato diventa amministratore, quindi viene eletto. In questo caso c'è la necessità eventualmente di rimuovere conflitti di interessi. Quindi gli articoli prevedono appunto distinti casi e ipotesi di compatibilità e di ineleggibilità. Qualora questa fase qui eventuali cause appunto di compatibilità e ineleggibilità vengono appunto allo stesso punto discusse e vengono sollevate. E da lì si apre poi eventualmente la fase della contestazione e la possibilità data poi all'interessato di presentare eventuali osservazioni, che poi alla fine ci sarà la decisione definitiva del Consiglio per quanto riguarda la contestazione della fase di incompatibilità e di ineleggibilità. Per cui se da parte del Consiglio Comunale c'è qualche osservazione in merito sull'esame appunto degli eletti, i consiglieri risultanti dal verbale di programmazione diretta. Nessuna osservazione? Preso l'atto di quello, ha comunicato quello che dice il consigliere. Ecco, sì. Possiamo fare una votazione unica per tutti o bisogna... Sì, unica. Siete d'accordo? Sì. Quindi votiamo per la convalida, quindi l'esame degli eletti abbiamo spiegato, a questo punto votiamo per la convalida degli eletti a carica di sindaco e di consigliere comunale. Favorevoli? Allora, favorevoli sono 10, senza tenere conto della mia firma. Per l'immediata esecutività, non deve dire favorevoli? E qui 10. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana.
Visto che adesso sono programmato sindaco, volevo fare il buon lavoro a tutti. Già in memoria di questi 5 anni che sono passati veramente in un lasso di tempo veramente breve, mi sembra di aver staccato la spina e averla riattaccata senza rendermene conto. Logicamente auguro a tutti un buon lavoro, ringraziamenti vanno anche comunque alla passata amministrazione nella qualità del sindaco di Soni Damiano per quanto fatto. E voglio anche ringraziare i componenti di Alternativa Civica che ci sono vicini ma che non sono più rappresentati in Consiglio Comunale, intendo Zanni, Giuseppe Riccardo e Botticchio Tommaso. Ovviamente ringrazio i nuovi consiglieri e auguro veramente di cuore un buon lavoro. Auguro un buon lavoro e una collaborazione ai due gruppi di opposizione, spero che sia una collaborazione efficace, positiva, costruttiva. Prima vedevo tutte le votazioni all'unanimità favorevoli, credo che saranno le prime favorevoli, poi andando avanti sarà difficile tenere questo clima perché ovviamente magari avremo opinioni diverse. Siamo qua a rappresentare il paese e per il bene del paese cercheremo di operare secondo quanto coscienza ci dice. Basta, solo queste posso fare? Prego. Non ho scritto più internet perché non ho detto di me pochissimo. Allora, ho già fatto in persona gli auguri al vostro sindaco, ma come detto di fare in modo ufficiale faccio sincera congratulazione al nuovo sindaco Cristian Farisè per la vittoria elettorale, a lui personalmente e alla sua squadra, i complimenti agli assessori nominati, ma soprattutto faccio a tutti i nuovi amministratori gli auguri di buon lavoro, lavoro che mi auguro sia per il bene del paese che di tutta la comunità di Ossi. L'augurio più importante è che il nuovo sindaco, il nostro sindaco, sia davvero il sindaco di tutti e che sappia mettere in atto le sue capacità per il bene del nostro paese. Permettetemi una citazione, l'ex voce diceva che il vero politico onesto è il politico capace. Come ho già avuto modo di riferire al sindaco, l'unico rammarico che mi è rimasto di queste nuove elezioni amministrative non è il risultato, in quanto sono fermamente convinto della sovranità degli elettori, ma è di come è stata condotta da parte di qualcuno la campagna elettorale. Campagna elettorale condotta usando come strumenti di persuasione non programmi, progetti, proposte, ma calunnie, mezze verità comporte e usate strumentalmente, spiegazioni falsificate di delibere fatte con sviluppo del territorio, vignette denigratorie offensive nei miei confronti e altri strumenti tipici di quelli che non vogliono il bene del paese, ma solo far fuori qualcuno e ottenere l'ordine degli amministratori del paese. Ho comunque pieno rispetto nell'esito elettorale che ha dato la responsabilità iniziativa al sindaco Farisè Cristian e la sua squadra. E spero vivamente che adesso vengano messi da parte questi metodi e che gli amministratori lavorino veramente tutti esclusivamente per il bene del paese. Mi permetto di ricordare a tutti che nel 2006, quando sono stato eletto, non ho trovato in comune progetti e programmi da portare avanti, ma ora, se questa amministrazione li condividerà in modo attuale, esistono già parecchi progetti e programmi, di cui alcuni parzialmente finanziati, nati con l'obiettivo di sviluppo e riqualificazione del territorio. Da parte mia, comunico fin d'ora che cercherò di operare nel mio ruolo di minoranza con pieno rispetto delle competenze dei ruoli, non come pura opposizione,
ma fin dove mi sarà possibile, di proposizione per collaborare alla crescita e allo sviluppo che avviene nel nostro paese. Di nuovo, di buon lavoro a tutti. Grazie. Altri interventi? Procediamo.